Ciao Barbie Family, bentornati in un nuovo video. Oggi voglio registrare qua, voglio provare, ma non penso di potercela fare. Ho messo provvisorio un tavolo in sala per mettere su la casa. Allora, in questo video andremo a fare la specchiera dove, guardate qua, stamattina siamo andati a cercare il magazine in edicola e non l'abbiamo trovato. Dobbiamo provare ad andare nell'altra edicola, ma penso e presumo Guarda. che non Sì, troveremo ma perché? nulla. Bene, che bello. Allora, per fare ciò, la specchiera, io la metto fuori alla porta delle stanze, ci vogliono tre pezzettini. 10 centimetri per 4 centimetri 3. Dopodiché, io sai cosa faccio? Ce ne andiamo in cucina, perché stavo dicendo 3 pezzi, 10 per 4 centimetri. Le andiamo a incollare tutte e tre insieme. Deve venire uno unico alto, un 5, un centimetro. Allora, aspettate che apro un po'. Allora, ora per la specchiera, due pezzi, 10 centimetri per 8,2, che vanno messi così, no? Vedete? Incollato così. Due pezzi, andiamo a incollarli insieme. Adesso per le gambe, vedete, ne servono quattro pezzi, così. Ah sì, devo fare 11 centimetri, lo prendo da qua. Lo scherzo l'avevo buttato qui, guarda, poi. Sì, da qua a qua 5 centimetri, da qua a qua 8 centimetri, comunque poi voi potete fare... E 4,5 sembrano dei cosciotti di pollo alla fine. Dovete disegnare dei cosciotti di pollo con due alette qua e dopodiché andare a tagliarli e farne 4 di cosciotti di pollo. Così. Ok, 4 cosciotti. Una volta che l'avete tagliati 4, incollate 2 così insieme. Ne dovete fare 2. 2 e 2, ok? Le incollate come avete fatto con questo e come avete fatto con questo. Adesso con della carta andiamo a fare tutto così attorno, limiamo. È scappato Pluto, non vi dico, ci ha fatto correre. Oh, bene, ricordo, sono le 7:10, vado avanti un attimino, tanto stasera hamburger, quindi si stanno scongelando. Sono tutta... Ora, basta che avete... avete fatto tutto attorno, così vedete, così appiattite, anche, date un bel... vedete che si sbriciola e dopo viene così tutto liscio. Lo fate anche, scusate se no... Lo fate anche alla specchiera. Poi ragazzi, con nessuno che si fermava, perché Simona è corsa avanti, ha lasciato le ciabatte, io sono tornata a casa, preso il motorino, l'ho rincorsa con il motorino perché non ce l'avrei fatta. Vedeva troppo avanti per me. Mamma mia, ho chiesto a Mario Monte, nessuno che la vedeva, ho visto le sue ciabatte abbandonate a riva. Mamma mia, non vi dico lo spavento. Lo spavento che ho preso era fortissimo. Lo spavento, ragazzi, ma di brutto, ho visto le sue ciabatte che erano... A bordo strada e c'era un fiume, Tomarona, è caduta dentro Simona, la mia testa. Mamma mia, mamma cosa non ho fatto il giro per tutto il paese, ho chiesto a mare e monti a tutti, nessuno l'aveva vista, ma l'ansia. Poi torno indietro e ho visto sempre le sue ciabatte, sembravano spostate, lei mi ha detto di no, ma a me sembravano spostate, le ho viste. A bordo, sempre a bordo in una rientranza e c'era una stradina. Ho detto no, vorrei che mi ha lasciato il segno che lei è dentro. Ho iniziato a immergermi nella campagna col motorino, con le buche.
E lì ho trovato Simona che non ce la faceva più, era piedi scalzi con le calze e aveva le bolle ai piedi, non ce la faceva più a camminare. Sono arrivata io con il guinzaglio e si è proprio tirato via il guinzaglio, iniziata a correre. Mamma santa, guarda la paura che mi è piata. La polverina. Allucinante. Comunque, tutto bene. Allora, ora la fettiera. Io ho ancora i vetri finti che prendi su Amazon, che avete visto. E no, se non basta, andate a prendere la misura della... Prendete, se lo avete prendete uno, se no non so se quella carta stagnola, non l'ho mai provato. Andate a prendere la vostra misura perfetta. No? Si vede, sì, si vede. Ok, l'ha ritagliato, andiamo a mettere un po' di colla. Io metto un po' di colla così si aggrappa bene. Ah, che pizzo. Adesso fuori, Simone è fuori in giardino con i piedi a mollo. Deve uscire con lei, c'è suo papà. Poi ho portato a spinta il motorino fino a casa. Nessuno che si fermava, nessuno che si fermava. Questo è adesivo, solo che io metto anche la colla perché così fa più presa. Ora, una volta attaccato, prendiamo l'acqua a caldo, no? E andiamo a metterla tutto attorno. Facciamo tipo spessore, perché la sta accesa. L'ho lasciata tutta accesa io. Facciamo lo spessore così, vedete? Tutto. Ok, tutto lo spessore bene. Poi se lo appiattite, dovete modellarlo. Tutto. Ora incolliamo questi due qua. E poi andiamo a colorarlo come più vi piace voi. Con un bastoncino di legno prendo la misura da qua, ho sbagliato, scusatelo, da qua a qua, taglio e poi adesso vi faccio vedere prima di colorarlo o fare quello. La incollate qua, con la colla a caldo al centro, vedete, adesso qua. E ora io volevo mettere questi qua, li misuro di 4 centimetri tutti, ho visto che ci stanno bene e li incollo su qua così, così vedete, e viene il tavolo incollati bene. Una volta fatto andiamo a... è il bordo qua. Io gli ho messo anche come sempre il la Vinavil, vedete come bello lucido come è venuto. Ora andiamo a incollare, adesso abbasso lo schermo, va. Io uso anche un po' di Vinavil e andiamo a incollare il vetro, non prende tutto, aspettate che ma insomma ho perso il tappo e allora metto, tolto ce l'ha, adesso fa, sta quasi finendo, poi c'è Alessia che me la ruba per gli slime, metto un po' di colla, poi metto anche la colla a caldo, così attacca prima, e vado a mettere lo schermo, non è lo schermo, il vetro, bene bene, schiaccio, tengo premuto finché non si... Palla che è fuoriuscita, passato il dito e poi dopo si pulisce. Ora andiamo dietro e metto un altro strato dietro, non si vedrà niente, che va a muro, metto uno strato così è più, e poi lo schiaccio, è più resistente, tanto non si vede nulla, quindi è trasparente. Ok, guardate il mio zombetto, ho capito. Ora andiamo a fare la seggiolina. Cartone, prendete, io prendo la misura anche con quello della colla, non c'è problema. Ok, beh, svezziamo un pochettino. Tagliamo, prendiamo altro cartone e facciamo altri cerchiolini. La seduta la facciamo abbastanza. Oh, è partito di. Ok. In totale ne ho fatti 5 tagliati. Allora, uno lo lasciamo da parte e questi qua li incolliamo uno sopra un altro.
deve venire uno così, ok? Ora prendiamo o il cotone, io ho ancora questo, quindi andiamo a cerchio, tagliare e lo incolliamo sopra come abbiamo fatto con le altre cose. Ecco, prendete un pezzo di stoffa e io l'ho presa elasticizzata, tirate bene e andate a tic tac, tutto dovete ricoprirlo tutto, ok? Da ricoperto andiamo a prendere l'altro cartoncino e andiamo a incollarlo sotto, andiamo a fare il bordo. Tutto attorno così, asciugare. Ora prendiamo l'altro cartoncino, altezza 5 centimetri, vedete, vi tirate una riga e andiamo a disegnare le gambe. Vedete, sì, andiamo da sopra, diciamo tipo così. Insomma, poi voi potete fare tipo uno stivale, ok? Uno stivale. E andiamo ritagliato. Voi potete dargli anche un'altra forma, nessun problema. Andiamo a ricavarne 8 di questi, 2, 4, 6, 8. 8 di questi fatti, ora andiamo a incollare 2, 2, 2 e 2, devono venirne fuori 4 fatti, eccoli qua. Ora con la carta vetra andiamo ad arrotondare tutte, anche la limetta per le unghie, tutti i bordi belli arrotondati, belli arrotondati. Qua ci vorrà un pochettino, dovete limare tutto, vedete, su tutti i bordi, qua, tranne sotto e qua, sotto qua no, però da tutte le parti, tutto. Una volta fatti, ecco qua, prendiamo il nostro robino e ci facciamo magari i segni prima, 1, 2, 3, 4, così, no? E andiamo, l'altra colla già caldo, mettiamo colla qua e il nostro gambino. E via via mettiamo tutti gli altri gambini. Ecco qua, fatto il nostro, cioè il nostro vino, tic, qua sotto. Ora andiamo a pitturarlo tutto. Io lo pitturo di nero e ci vediamo dopo che l'ho pitturato. È inutile che guardate ogni volta perché perdiamo tempo così, i minuti scorrono, già parlo tantissimo. Eccolo qua. Allora, ho usato lo smalto con i brillantini trasparente, è venuto così, tutto così, anche sotto l'ho messo e poi l'ho messo anche qua, qui, qui e qui, molto bello. Andiamo a metterlo nella casa. Adesso faccio asciugare perché qua l'ho appena messo e quindi faccio asciugare e poi andremo a metterlo nella casuccia. Molto bello, mi piace che viene il nero con che poi è la base per
truccarsi. Ciao, ciao. Vediamo se mi vedo, vediamo se mi vedo. Non andrà qui, il pavimento, come dico, non mi piace, vabbè, però pazienza per il momento. Ok. Uno. E due. Ci sei anche tu, la malata, lei è la malata. Non sono malata. Sì, sì, è la malata che ha bubù ai piedi. Niente, allora questo video finisce, vado a farmi la doccia. Sì, vado a farmi la doccia. E spero che vi sia piaciuto il tutorial. Simona non fa un piffero perché non è capace a fare niente. Quindi non farà mai dei tutorial perché non è capace. Chi tu dice? Prova? No, scherziamo. Ma no, ci abbiamo tanti testimoni. No, scherziamo. Almeno 200 testimoni ci sono. Scherziamo. Bene, mettete like, mi raccomando, la casa è finita, dai, su, dai. Mancano 10 soldi. Da una vita che dico che è finita la casa, ma ancora non è finita. No, vabbè, le stanze sono finite, le vedete anche voi. Mancano 10 soldi. Devo pettinarmi i capelli. Ops. Che bella cosa. Bellissimo, siamo su perché mi devo lavare. C'è il cesso. C'è la camera. No, non è la camera. Qua è la tenda perché non c'è più il vetro. C'è la tenda che guardate. Questa è la camera, eh? E questa è la porta, ma non c'è il vetro. Perché l'hanno rotto? L'hanno rotto loro, lei l'ha rotto perché tra tutta la manata. Ciao.